Mentre il XIX secolo passava, i fallimenti sempre più numerosi della psichiatria nella cura della pazzia minacciavano le loro basi finanziarie, forzandoli ad inventare nuovi modelli medici. The cures promised were not delivered. So by the 1860s and 70s, a growing mood of pessimism was covering Europe and North America, that effectively the new institutions were ever growing in size but not growing in their effectiveness. Il XX secolo portò nuovi modelli medici. Lo psichiatra americano Henry Cotton mutilava i suoi pazienti rimuovendo parti del loro corpo e dichiarando che quello era un passo avanti nel trattamento della malattia mentale. The earliest target was the teeth and then the tonsils and the sinuses. But when patients didn't get better, the enthusiasm for this treatment then started to move down the body and to say, well, obviously patients have swallowed bacteria in their saliva, so stomachs need to go, spleens need to go, colons need to go. Quando la protesta del pubblico contro la tortura e la mutilazione dei pazienti aumentò, gli psichiatri inventarono nuovi metodi, acclamando ciascuno di essi come cura miracolosa. Però ognuno di essi alla fine dimostrò di non essere più efficace né meno brutale del precedente. This is a history of psychiatry, more or less, to damage the patient. I mean, this is a version of the original model, which was to chain them like animals. If you're doing it to somebody because you insist that they have to change, and you're going to do that by turning the screws, you might say, whether it's with medication, restraint, whatever, that's torture. And a huge part of what psychiatry has done really comes down to torture. Mentre il XX secolo procedeva, la psichiatria continuava una ricerca di legittimità, trasformandosi in una disciplina medica. Ma ebbe successo solo nella creazione di metodi più efficienti per infliggere torture mentali e fisiche e la morte. Un'eredità che è stata portata avanti nella moderna psichiatria con il suo modello medico di maggior successo fino ad ora. Sottoporre in massa milioni di persone all'uso di droghe. Ma per fare ciò, gli psichiatri hanno prima dovuto distruggere una delle cose in cui l'uomo credeva di più. Hanno affermato che le persone non erano ciò che credevano di essere,